پیام‌های نوروزی نمایندگان پارلمان اروپا. My name is Oldřich Vlasák and I'm Vice President of European Parliament coming from Czech Republic. I know that for the people from Iran, 21st of March is the new year. I hope that the next year will be the year of the freedom and liberty. And especially for people in Camp Liberty, I would like to wish them the success in their fight for freedom. And I hope that they will be successful. We are on your side. Happy New Year. Sono Oreste Rossi, parlamentare europeo. In occasione dell'inizio del nuovo anno nel vostro paese, io vi auguro un buon anno, vi auguro tanta speranza e un futuro più felice. So che avete sofferto molto nel passato e le mie parole vanno in particolare a tutti coloro che hanno cercato di fare qualcosa per il loro paese e purtroppo molti sono morti. A coloro che sono a Camp Ashraf, a coloro che sono a Camp Liberty, che lo scorso anno hanno subito tanto, tanto male, addirittura 52 persone sono state massacrate, alcune con un'esecuzione vera e propria, colpiti alla testa da un colpo di pistola, altri sono stati rapiti e ancora oggi sono nelle mani dei loro rapitori. Bene, voglio darvi un messaggio di speranza, che il nuovo anno sia portatore di un periodo migliore per voi, un po' più di democrazia, un po' più di libertà. I wish all the people of Iran a happy new year and a new spring. And I hope that the dictatorship this year will be finished, that democracy is coming back. Special attention I want to pay to the people in Camp Liberty, also for them in difficult circumstances. Happy New Year, new spring. And at the end, special personal wish for Mrs. Rajani. Happy New Year, good luck with your battle and new spring. Il primo giorno di primavera è il primo giorno dell'anno per voi in Iran, per noi in Europa la primavera è il risveglio della natura e per voi mi auguro tanto sia il risveglio di una vita più libera che vi possa portare la felicità di un popolo che ha ritrovato la pace e la speranza. Perciò buon anno e buona primavera a tutti coloro che soffrono nei campi profughi, a coloro che hanno avuto vittime in casa, alle donne che cercano con ogni forza di fare capire come il futuro non possa esistere se non c'è democrazia e amore per gli altri. Io non so, ovviamente, parlare molto bene le lingue, mi sforzo di dirvelo e se sbaglio perdonatemi perché lo dico con affetto. Aideh Shoma Mubarak. The spring is coming, the time of hope, the time of rejuvenation, and I would like to wish you all the best. I would like to wish you the strength you need to make sure that your country is going to be free the way we are experiencing freedom here in European Union. So hang in there and make sure that we are with you all the way. Happy New Year's! Happy New Year's! Take care.